dell'inizio del film. Passo la parola al nostro portavoce Mario Di Stefano. Prego. Grazie a voi per essere qui. Dunque, quello della trattativa Stato-mafia è un capitolo della storia italiana decisamente importante, direi oggi centrale. E il perché questa proiezione del film si sia in modo ormai quasi indissolubile legata ai nostri meetup ha origine da un evento organizzato dal Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati, laddove abbiamo voluto riportare per la prima volta il film La trattativa della Guzzanti, che era stato in modo durissimo boicottato dalle distribuzioni. Pensate che in un periodo come quello natalizio, che è dove per lo più i cinema sono invasi, questo film ha trovato appena 2 settimane di programmazione per poi essere ritirato e non più distribuito in nessuna sala. Un film che ovunque lo si portasse aveva comunque tanta richiesta e riempiva comunque i cinema. Allora abbiamo pensato di portare alla Camera dei Deputati, abbiamo invitato Sabina Guzzanti, abbiamo invitato 3 protagonisti di questo film, Napolitano, Mancino, e 2 protagonisti di Matteo e Mancino, ma non sono venuti nessuno dei due. È Violante, ma hanno deciso di non venire. Perché? Perché crediamo che uno dei più grandi motivi per cui la mafia sia diffusa in Italia e abbia potuto trovare la sponda forte che ha avuto nelle istituzioni, fino a diventare praticamente la stessa cosa, è il essere convinti che la mafia sia qualcosa di relegato geograficamente in un territorio. Si è sempre pensato, purtroppo, che la mafia fosse una questione siciliana, campana o calabrese, e che tutte le altre regioni fossero luoghi in cui magari c'era qualche malaffare, ma ancora si poteva stare bene. Fortunatamente, sembro cinico a dirlo, ma è così, fortunatamente sono scoppiati gli scandali di Mafia Capitale e di quello emiliano recentissimo con oltre 160 arresti, che ci hanno dimostrato, qualora ce ne fosse ancora bisogno, che la mafia, che molti hanno già definito Mafia S.P.A., è un'azienda e come tutte le aziende si muove dove ci sono i soldi. E allora è importante per noi fare cultura antimafiosa, che è una cosa ben fondamentale, perché definirsi oggi lontani dalla mafia è parecchio difficile, perché siamo un paese con persone abituate a vivere cercando di sopravvivere. Ci hanno portato a questo, e questo ha fatto sì che la cultura mafiosa penetrasse nella nostra quotidianità, laddove riteniamo normale riuscire a avere un appalto se siamo una piccola azienda o un posto di servizio civile se siamo un normale cittadino a 600 euro al mese, magari dimenticando che se quel posto l'ho avuto perché conosco qualcun altro, quella è cultura mafiosa e nient'altro. E allora il caso delle cooperative rosse in Emilia ci ha dimostrato questo, che la mafia è entrata laddove un tempo si pensava che non ci potesse mai essere. E perché è riuscita a entrare in queste strutture? Semplicemente perché a un certo punto della storia italiana, che si può identificare con il fine anni 80, quindi periodo di Democrazia Cristiana, si è fatto sì che la mafia da istituzione criminale diventasse un'istituzione politica. L'unica differenza con gli anni precedenti è proprio il colore di cui si è vestita, è passata dalla coppola e la lupara alla giacca e alla cravatta. Quando tant'è che, lo dico oggi quasi con rivincita, tant'è che quando Beppe Grillo, poi attaccato da tutta la stampa di regime, disse che la mafia non era più quella che ammazzava, era una metafora, ma era quella che metteva il colletto bianco, lo massacrarono. Ovviamente la storia ha detto che aveva ragione, perché il caso emiliano è l'esempio eclatante di questo. Una mafia che grazie alla politica gestisce gli appalti, gestisce le cooperative, gestisce i migranti, e poi ci chiediamo com'è che non si riescono a risolvere questi problemi, perché risolverli significherebbe togliere il pane alla politica e alla mafia insieme. Vi faccio questa premessa che magari non è esattamente centrata sul film, perché oggi mi trovo in questa situazione in cui vi parlo del film prima di averlo visto, quindi è una situazione un po' strana, però vi voglio lanciare soltanto degli spunti che poi verificherete durante il film e avrete modo di magari poi parlarne in seguito. Ci sono per farvi capire come in realtà la continuità tra la storia e l'attualità sia totale. E spesso si fa l'errore che, guardando qualcosa che è diventato nel frattempo un libro, un film, un documentario, si pensi che quella sia storia ormai. Ci hanno fatto un libro, è storia.
La Guzzanti ci ha fatto un film sulla trattativa, è storia, no, è attualità. Primo perché il processo è ancora in corso e abbiamo delle persone che sono a rischio di vita, come il PM Nino Di Matteo, ma tanti altri che lavorano spesso nell'ombra e sui quali i riflettori si puntano soltanto quando un Presidente della Repubblica decide addirittura di attaccare la Procura anziché di aiutarla. E parlo del per me politicamente indecente ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. O se ne parla quando vengono ammazzati, allora diventa un eroe come Falcone e Borsellino. Io credo che una repubblica sana non abbia bisogno di eroi, ma abbia bisogno di persone che fanno il loro mestiere per davvero, come erano quelli che per me, che sono palermitano, ma fortunatamente per gran parte dell'Italia onesta, Falcone e Borsellino rappresentavano proprio questo, persone oneste che facevano il loro lavoro, sapendo pure di andare a morire, ma scegliendo di continuare a farlo lo stesso. La continuità ve la danno i fatti, non le mie parole. Oggi il governo italiano è tenuto in piedi dagli stessi personaggi che erano parte integrante della trattativa Stato-mafia. Quando dico ai miei amici elettori del PD come fate ad accettare di governare insieme alla mafia e loro mi dicono le solite esagerazioni, voi grillini fate tutta l'erba un fascio, io rispondo non ve lo dico io, che Forza Italia sia un partito creato dalla mafia. Forza Italia fu il progetto di Cosa Nostra Corleonese per istituzionalizzarsi e entrare in politica. Sapevano che non potevano più fare affari con la vecchia classe dirigente che c'era a quel tempo, nel 90, quindi hanno deciso di diventare politica e l'hanno fatto istituzionalizzandosi tramite l'aiuto di Marcello Dell'Utri, passando per lo stalliere Mangano, e oggi si sa, chiunque abbia letto le carte, che a quei tempi vendere cavalli significava vendere partite di droga. E appoggiandosi a Silvio Berlusconi, che si fece diretto sponsor della mafia che entrava in politica con il suo partito. Tant'è che non a caso in quegli anni Forza Italia prese 61 seggi su 61 in Sicilia, dove i seggi erano controllati dalla mafia. Ve lo dico per dirvi che non eravamo tutti pazzi in Sicilia, non votammo tutti Berlusconi, ma comunque prese 61 seggi su 61, vuol dire che il voto era indirizzato alla mafia. Ma di questi personaggi, e mi dispiace, tra l'altro, giuro che non voglio fare un attacco, ma sarò felice di capire cosa succederà nei prossimi mesi. Il nuovo Presidente della Repubblica, ad esempio, sarà il secondo Presidente della Repubblica italiano che probabilmente andrà a testimoniare sulla trattativa Stato-mafia, perché l'attuale Presidente, il nuovo Presidente Sergio Mattarella, è stato iscritto nel registro dei testi, quindi andrà a testimoniare, su richiesta della difesa di Mancino, che era il ministro dell'interno all'epoca delle stragi. Perché? Perché Mattarella apparteneva al direttivo della Democrazia Cristiana, era vice segretario del governo della Democrazia Cristiana durante il governo Amato in quegli anni, e fu colui che scelse di sostituire il ministro dell'interno Scotti, che era molto vicino a Falcone e Borsellino, aveva fatto una politica antimafia dura e pura, sostituirlo con Mancino, lo stesso Mancino che poi venne accusato sotto processo per falsa testimonianza perché dichiarò di non aver mai incontrato Borsellino dopo l'uccisione di Falcone, quando invece si è poi saputo che l'ha incontrato e come, lui si è giustificato dicendo che non riconosceva Borsellino e quindi non sapeva di averlo incontrato. Lui era ministro dell'interno e Borsellino era soltanto la persona che la mafia aveva condannato a morte, lui non lo riconosceva evidentemente. Questo è per farvi capire che la continuità è totale e il governo di oggi è tornato totalmente in mano alla Democrazia Cristiana di quei tempi, e non solo a queste storture, ma personaggi che vedete nel film, vi faccio alcuni nomi, oggi hanno ruoli ancora importanti nel nostro ordinamento statale. Vi faccio questo esempio, Marcello Dell'Utri, ve l'ho già detto, è comunque fondatore di Forza Italia, partito che tuttora è al governo insieme al governo Renzi. Giovanni Tinebria, che sentirete citare in questo film, vi dico questi nomi così poi fate caso a quanto è assurdo il fatto che oggi abbiano questi incarichi. Tinebria era procuratore capo di Caltanissetta, che tra l'altro la cosa incredibile è che è colui il quale, lo vedete nel film, ha avallato la deposizione di Scarantino, che fu accusato all'inizio nel falso processo sulla trattativa di essere l'artefice della strage. Tinebria oggi è procuratore generale a Catania. Non solo, è a capo dell'ufficio Urega, che sarebbe l'ufficio regionale espletamento gare per appalto di lavori pubblici. Sostanzialmente è colui che controlla gli appalti in Sicilia, persona direttamente coinvolta nella trattativa Stato-mafia. Oppure
Oggi questo lo fa, non in un'altra epoca. Subranni, generale comandante de Ros dei Carabinieri, nel 78 era a capo del raggruppamento operativo dei Carabinieri di Palermo. Scusatemi se leggo, ma sono cose che ovviamente vanno dette bene, altrimenti sono guai. Ecco lui che indagò tra l'altro per la morte di Peppino Impastato, avallando l'ipotesi di suicidio, d'altronde era soltanto legato a una ferrovia con la testa fracassata a colpi di sassi. E oggi è imputato in questo processo e sua figlia Danila Subrandi è attualmente la portavoce del nostro ministro dell'interno Angelino Alfano. Francesco Di Maggio, lui era praticamente lo vedete nel film, ma questa è una cosa che molti sanno già. Nel 93 sono stati rinnovati 344, non sono stati rinnovati 344 41 bis per il regime del carcere duro. Avvenne dopo che dopo una lettera di Adalberto Capriotti, che è il capo del DAP, il cui vice era Francesco Di Maggio. Oggi Tito Di Maggio, che è il fratello, siede al Senato in scelta civica, quindi tra l'altro ieri è confluito nel PD perché è rimasto soltanto Monti come scelta civica al Senato, ed è in commissione antimafia, e l'unica cosa per cui si è distinto in questa legislatura è aver fatto un'interrogazione parlamentare in commissione antimafia chiedendo per quale motivo Nino Di Matteo andasse a parlare di trattative in televisione. Questo per farvi capire un po' che quello che era oggi è tuttora, anzi, probabilmente dal mio punto di vista è ancora più forte, perché c'è una cosa che ho imparato da Palermitano, è che quando c'è silenzio vuol dire che la mafia è forte. Quando sentite le esplosioni o sentite che qualcosa si muove vuol dire che è un momento di difficoltà. E accettiamo, e lo dico a malincuore perché anch'io prima del Movimento 5 Stelle sono stato un elettore, fortunatamente mai del PD, e accettiamo che il PD abbia come segretario regionale Sicilia, nonché deputato e nonché sottosegretario al Ministero della Cultura, Istruzione e Cultura, Davide Faraone, una persona che, secondo la procura di Palermo, andava a casa di Agostino Pizzuto, che è un boss palermitano, a chiedere voti per il PD. Accettiamo che gente che non può uscire dal nostro paese, perché Berlusconi, oltre ad avere l'interdizione dei pubblici uffici, è considerato a rischio fuga, quindi non può uscire dal nostro paese. Accettiamo che vada al Quirinale a parlare di riforma costituzionale, cosa che fecero un tempo i nostri padri costituenti con un'altra dignità, sicuramente. Tutto questo è il motivo che ha spinto me a organizzare la proiezione di questo film alla Camera dei Deputati, non perché volessi fare un regalo alla Sabina Guzzanti, che tra l'altro è di dominio pubblico, non fa parte dei nostri simpatizzanti, ma perché credo che la cosa fondamentale per combattere la cultura mafiosa è parlare di mafia e far capire alle persone che quello che si vede in un documentario, in un film, in un libro, non è il passato, è ciò che influenza la nostra vita odierna. Perché quando pensiamo di aprire una piccola e media impresa e ci accorgiamo che il mercato è saturo, non è saturo per nulla, è perché gli appalti li vincono sempre gli stessi. Se fate una passeggiata dovunque c'è un cantiere, trovate sempre tre aziende che fanno i lavori: la CMC di Ravenna e Manana, la cooperativa, la Impregilo, tutte aziende legate a doppio filo con la politica. Perché? Perché sono aziende che hanno prestato il fianco a questi giochi. E quando la vostra aziendina non riesce a prendere quell'appalto, chiedetevi anche cosa avete votato fino a quel momento, perché la cosa è totalmente correlata. Se accettiamo che certi personaggi ci rappresentino, accettiamo che la mafia ci rappresenti in Parlamento. Oggi la situazione parlamentare è totalmente compromessa, perché come vi dicevo, in questo momento stanno facendo la riforma costituzionale Verdini, Berlusconi e Renzi, gente a cui io non darei neanche il cane per portarla a passeggiare. Stanno facendo la riforma costituzionale. Ripeto, gente condannata e gente che non è più la presunta trattativa, ma la trattativa è l'unico dato di fatto che abbiamo, è che c'è stata. Poi va capito bene i dettagli di cosa è successo, ma la certezza è che c'è stata. Questa gente come Berlusconi è direttamente coinvolta nella trattativa Stato-mafia e noi accettiamo che vada a parlare con il nostro Presidente della Repubblica. Quindi diffondiamo la cultura antimafiosa facendolo sia tramite le informazioni che questo film ci dà, che la bellezza sua in realtà è che mette insieme i puntini, perché poi tanti di noi, specie quelli che ho capelli un po' più bianchi, hanno vissuto direttamente quegli eventi, però magari hanno visto quell'evento lì, poi quell'altro, non è facile metterli insieme, parliamo di 20 anni di eventi. Questo film lo fa e quindi è giusto per noi diffonderlo.
Spero che vi piaccia, spero che si possa poi avviare un bel dibattito dopo. Sono sicuro che sarà così, anche perché il nostro consigliere regionale è fresco dello scandalo di Mafia Capitale, quindi potete anche legare le due cose e capirete come la mafia dei colletti bianchi oggi sia la nuova mafia e sia direttamente coinvolta nella cattiva società e nella cattiva vita che molti di noi fanno. Vi ringrazio e vi lascio al film.